Bentrovati al TG7 Basilicata. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive contenute nel precedente provvedimento del 10 novembre per le regioni Basilicata, Liguria ed Umbria che restano in zona arancione, per la provincia autonoma di Bolzano che resta in zona rossa. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre con la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre scorso. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da oggi saranno illuminate di arancione le caserme dell'Arma dei Carabinieri che ospitano le 150 stanze del progetto Una stanza tutta per sé, nato per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, grazie ad una collaborazione istituzionale tra l'Arma e il Sor Optimist International d'Italia, l'associazione di donne impegnate nel sostegno all'avanzamento della condizione femminile nella società. Una stanza tutta per sé, un ambiente ideato per permettere alla donna di sentirsi a proprio agio nel raccontare le emozioni negative vissute al personale specializzato. Il 25 novembre del 2019 il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Mistri, e la presidente del Sor Optimist, Mariolina Coppola, hanno sottoscritto un formale protocollo finalizzato a disciplinare l'attività di collaborazione nell'ambito del progetto Una stanza tutta per sé, contenente le linee guida per l'arredamento delle stanze che deve tener conto della psicologia dei colori e delle immagini. Ogni stanza è dotata di un sistema audio-video per la verbalizzazione computerizzata che evita alla vittima di effettuare ripetute testimonianze, utili naturalmente per la fase processuale successiva. In ogni caserma, dove lo spazio lo ha consentito, è stato previsto un angolo per l'accoglienza e lo svago dei bambini che accompagnano la madre, che potrebbero tra l'altro essere stati oggetto di violenza diretta o assistita. L'invito a una maggiore sensibilizzazione verso la violenza di genere e l'attività dei club locali del Sor Optimist hanno favorito l'estensione del progetto in moltissime caserme italiane, oggi illuminate simbolicamente di arancione, secondo quanto previsto dalla campagna internazionale Orange World, a cui l'Arma dei Carabinieri e Sor Optimist hanno aderito. Dall'analisi dei dati inerenti ai maltrattamenti contro familiari e conviventi nella provincia di Potenza, resi noti dalla Questura di Potenza tra gennaio e settembre del 2020, è stato riscontrato un sensibile aumento, dai 78 dello stesso periodo del 2019 ai 97 dell'anno in corso, e le violenze sessuali sono aumentate ugualmente, mentre sono in diminuzione gli atti persecutori. Il medesimo trend si registra nella provincia di Matera. Stamani il questore Luigi Liguore, il capo della squadra mobile Vestio, hanno illustrato i dati sui reati di genere nel corso di una conferenza stampa online. La violenza di genere è un crimine odioso che trova il proprio humus nella discriminazione, nella negazione della ragione e del rispetto, una problematica di civiltà che prima ancora di un'azione di polizia richiede una crescita culturale. Una tematica complessa che rimanda ad un impegno corale. Con queste parole il capo della polizia Franco Gabrielli ha realizzato la pubblicazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale in occasione di questa giornata simbolo che condanna ogni forma di violenza sulle donne. Adesso vi lascio alla visione di un video realizzato dalla Polizia di Stato per sensibilizzare su un tema che deve farci riflettere non solo in questa giornata. La violenza va condannata, le donne vanno amate e rispettate. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Buona serata. Non lasciamo che gli uomini spengano i nostri sorrisi. Non è mai solo uno schiaffo, perché se usa violenza non è amore. Se ti fa del male fisico, non è amore. Se ti intimidisce, non è amore. Se ti dice che senza di lui non sei nulla, non è amore. Se limita la tua libertà economica, non è amore. Se ti impedisce di chiedere aiuto, non è amore. Se ti telefona di continuo per insultarti, non è amore. Se ti controlla in modo ossessivo, non è amore. Se minaccia te e i tuoi figli, non è amore. Se ti umilia, se ti isola, non è amore. L'amore non è sopruso. Noi non lasceremo mai da sole le donne vittime di violenza. Noi saremo inflessibili con i maltrattanti, ma le aiuteremo a riconoscere le proprie responsabilità. Per sconfiggere la violenza di genere occorre anche favorire il raggiungimento di tale consapevolezza. Vinci le tue paure, i tuoi dolori, la tua vergogna. Non sei sola, noi ci saremo sempre.
Indignarsi alla notizia di un altro femminicidio è troppo tardi. Tu sei il loro vicino di casa. Non restare indifferente. Fermiamolo in tempo. Noi carabinieri possiamo aiutarle.